In questo momento anche in Italia, dopo tanto tempo che molto se ne parlava e poco si faceva, è cresciuta la voglia tra i cittadini e le cittadine di camminare, pedalare, usare treni turistici, treni locali, che in genere attraversano aree interne, piccoli comuni, magnifici borghi, Appennini spesso in passato che sono stati, come abbiamo visto anche in questa iniziativa di oggi, purtroppo abbandonate con tutti i problemi che questo comporta. Quindi anche questa voglia di turismo intelligente, dove un turismo che gli esperti definiscono esperienziale, non vado solo a vedere una cosa, la vivo, mangio i prodotti di quel territorio, dormo in quel borgo, guardo le piccole chiese risistemate, diventa un modo per sostenere l'economia di questi territori che in passato appunto sono stati abbandonati. Quindi la mobilità dolce non solo come un sistema ambientale che lascia a caso ogni tanto l'automobile, che di per sé è positivo, ma anche un sistema propositivo e positivo di recuperare sentieri, di recuperare vecchie stazioni o vecchie case cantoniere per farne un sistema di accoglienza a questo turismo esperienziale che vuol vivere i territori a bassa densità in genere che attraversa i piccoli comuni. Sono anche strumenti per dare economie. Chi pedala e chi cammina ha bisogno di accoglienza, di cibo, di ciclofficine, ha bisogno di trasporto bagagli, ha bisogno di dormire e in genere resta sui territori anche per diversi giorni, non è mai un turismo proprio perché è basato sulla mobilità dolce, morti e fuggi. Quindi insieme a tanti altri progetti di recupero, di valorizzazione, di ripristino turistici, anche la mobilità dolce è uno strumento per valorizzare e vivere questi territori e dargli anche delle nuove economie, speriamo giovanili.